Buongiorno a te, bentornato, incredibile su Project Playtime, mamma mia! Giornata assurda, probabilmente quando vedrete questo gruppo di video incredibili che sto registrando in questi giorni, specialmente oggi, vedrete sempre questa maglietta verde incredibile, ragazzi. Oltre a questo di Project Playtime ho registrato Genshin, ben 3 video di Elden Ring, ragazzi, il quinto video che registro oggi, ragazzi, sono cotto, incredibile, però oggi avevo la possibilità di venire nel mio ufficetto incredibile anche durante il giorno del mio compleanno, perché appunto il 9 agosto è il mio compleanno, sus, e poi in tutto questo, ragazzi, l'idraulico mi poteva venire solamente oggi per dare una sistemata al bagno incredibile, altrimenti lo rivedevo a fine agosto. E pensate, stare senza bagno tutto il mese di agosto, ragazzi, è da impazzire, incredibile. Dato che mi rimane un'oretta incredibile prima di andare via, ho detto, sai che ti dico, sto messa abbastanza bene con i video, ragazzi, tra l'altro mi devo comprare un hard disk, sto finendo la memoria del computer per quanti video ho, ragazzi. Ho registrato una roba come 14 video di Elden Ring, vi basteranno fino a Natale probabilmente, perché con tutte le serie che ho e ne metto uno, massimo due a settimana, ragazzi. Per quando finiremo la run su Shadow of the Earth, ci passeranno veramente i mesi. Prima di iniziare la serie di Black Myth Wukong passerà 2025 insieme a Lies of P. E quindi ho detto, sai che ti dico, mi registro un bel Project Playtime, perché vi ho promesso nel video di Huggy Wuggy, anzi vi ringrazio per il successo dei video di Project Playtime, grazie, 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 che godo sia con voi, incredibile, che quando inizierà la serie successiva horror dopo Dark Deception si attiverà la cosiddetta seconda stagione di Project Playtime, dove vi avevo detto ve lo portavo più spesso. Intanto che quel giorno arriverà, vi beccate ogni tanto un video di Project Playtime, ragazzi. Più che altro, questo gioco non lo aggiorno, io ve lo posso portare pure uguale, cercando di fare cose simpatiche, ragazzi. I miei personaggi sono questi, lo specialista è questo, le abilità sono queste. Questi episodi si basano molto su quello che mi capita nelle partite, che alla fine della fiera è quello che mi fa divertire a voi, le mie reaction a tutte queste cose strampalate. E vi ringrazio, incredibile. Questo video si chiamerà Il Ritorno di Mammy Long Legs, ragazzi. Poi Huggy Wuggy tornerà, però oggi devo rincontrare la mia adorata Mammy Long Legs, ragazzi. Sapete che io e Mammy Long Legs abbiamo una relazione incredibile, altro che Daddy Long Legs, io sono il vero amante di Mammy Long Legs, incredibile. Tra l'altro, ragazzi, mi sentite che parlo in maniera strana, che ho fatto l'errore di prendere poco fa una caramellina alla menta che non vuole sciogliersi e mi rimane in bocca, incredibile. Vai, proviamo la nostra Mammy Long Legs. Ve l'ho raccontato, ragazzi, l'altra volta che il numero di giocatori in questo gioco è tipo 2000 più o meno, insomma un numero abbastanza importante, oserei dire. E per il resto sì, voi mi avete detto che questo gioco ormai, non dico sia abbandonato, ma quasi, la mob si sta focussando sul capitolo 4 e non su Project Playtime, purtroppo. Quindi mi dispiace, perché secondo me questo gioco, se buildato bene, poteva essere una simpatica alternativa a giochi tipo Dead by Daylight, per fare un esempio, no? Comunque ne ha trovati 4, butta via, in un tempo anche abbastanza breve, ragazzi. Sono passati solo 5 minuti. Facciamoci Misfit Beat, va. Che ripeto, sul canale è tra le serie più viste di sempre. Per me è incredibile questa cosa. Perfetto, ha vinto teatro. Vabbè, andiamo a teatro con Mammy Long Legs. Tanto a teatro, se non sbaglio, Mammy Long Legs poteva arrampicarsi in maniera spicy. Tra l'altro non mi ricordo i tasti di Mammy Long Legs mai nella vita, perché non la uso da mesi, quindi vediamo un po' come va. Eccola qua la nostra dorata, ragazzi. Mamma mia, Mammy Long Legs, che donna incredibile. Allora, con le sue manine sus. No, stavo per fare una battuta che mi viene sempre in mente, i leak che c'erano tanto tempo fa, proprio sul fatto, sai, no, che avevano detto che la fase 4 ci sarebbe stata, incredibile, e avrebbe portato personaggi come Catnap e tanti altri. Purtroppo ci ha portato solo delusioni incredibili, purtroppo. Quindi che dovete fare? Questo sta provando a scappare, incredibile, e noi questo lo becchiamo, incredibile. Eccolo. Ah, e si è scappato. Vabbè, ragazzi, è andato via. Ha deciso di scappare il nostro amico incredibile. Uno l'ho messo dentro con l'abilità sus, l'altro mi sa che ha quittato. Non posso fare la vocina di Mammy Long Legs perché non so farla, ragazzi. Allora, amici belli, eccolo qua. Questo scappa sempre. Lo chiamavano l'uomo armadietto, questo, ragazzi. L'uomo armadietto. Lui ovunque va scappa negli armadietti. Un eroe, ragazzi. Gli vogliamo bene all'uomo armadietto. Abilità di Mammy Long Legs. Ok, stanno tutti là. Guarda la Mammy Long Legs come si infila dappertutto. Che di solito si nascondono sempre sotto in questa mappa. Infatti. Uno è morto. Beh, questo è un buon segno. Mi sudano le mani, ragazzi, tantissimo, perché fa un caldo che non avete idea. Quindi devo cercare di essere... Questo c'ha l'asciugamano? Qui! Qui! Guarda
come sono divertenti. Quanto è carino lui. Eccolo. Bimbo, vieni qua. L'ho visto. Eccolo qua. Quello è morto. Eccolo quello con l'accappatoio. Guardalo. Ciao amico. Questo acquittato. Ne rimane uno, amici, eh. Abilità sus. Ok, non l'ho trovato. Ok, uno ragazzi si è nascosto bene, eh. È rimasto solo l'altro acquittato. Dove si sarà nascosto? Acquittato pure lui. Ma ragazzi, che dovete fare? Partita così. Un po' sus, però dai, abbiamo vinto. Ne abbiamo eliminati 3-4, dai. Niente di emozionante, però Mammy Long Legs, come vedete ragazzi, con le sue manine sus, domina e conquista. Come ci piace a noi. Vai Mammy Long Legs, vai. Seconda partita incredibile. Ragazzi, sto sudando in una maniera incredibile. Infatti mi accendo l'aria condizionata. Tanto la uso poco d'estate per rinfrescarmi, però tanto d'inverno, ragazzi, e immediatamente la devo accendere appena arrivo. C'è sus che mi guarda da dietro in maniera sus. Chissà che vuole. Destroy a toy. Ah, la fabbrica sus. Allora, questa, vabbè, più o meno me la ricordo la mappa, dai. Ho visto recentemente che per il 10° anniversario di FNAF hanno fatto uscire una marea di robe, ragazzi. Hanno annunciato un film. Già un gioco, quello lì, che vi ho parlato anche nel video recapone dei Game Award. Misfit Pit. Col coniglietto sus che non so chi diavolo sia. E poi hanno annunciato un nuovo game di FNAF che si chiama Mimic, che giustamente non so niente ragazzi, però ho letto l'annuncio e ve lo volevo dire. Però sicuramente, tranquilli, FNAF sarà una di quelle serie che porterò sul canale sicuramente come Poppy Playtime. Però Bendy è arrivato al secondo posto insieme a Dark Deception, quindi merita una serie incredibile sul canale. Pazzesco e assurdo. Questo è lo stesso tipo dell'accappatoio di prima? Ma questo se ne va proprio andare a mare? Uiii, ma come sei simpatico! Eh? Che mi chiudete la porta in faccia, eh? Amico, ti ho visto! Caramellina! Dai, libera il tuo amico, su! Torello! Uno sta in gabbia, l'altro sta in gabbia, cosa potrai fare da solo? Vieni, Mammy Long Legs ti segue! Anche se non so fare la voce di Mammy Long Legs! Mammy, mammy, mammy! Sto arrivando, mammy! Mamma mia, mammy, 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 mammy! È un colpetto? È un colpetto? Com'è che provi a fare? Guarda come striscia. Ma vai, va. Che provi a liberare il tuo amico incredibile. Ciao, bello. Torna al mare. Seconda vittoria per Mammy Long Legs. Devastati. E anche livello 11. Tanta roba. 275 ticket, ragazzi. Abbiamo 2540 punti. Che a sto punto io mi continuo a tenere per comprare più che altro le abilità, ragazzi, perché avete visto che i costumi costano troppo, ragazzi. Cioè, questo può costare il costume di Agiwagi Pizza 80.000, ma è assurdo, capite che i prezzi sono assurdi. Ripeto, non li perdonerò mai per non averlo mai buildato a sto gioco, ragazzi. Mannaggia. Come non detto, ragazzi, ho parlato troppo presto. Erano 7 su 7 per un attimo, ragazzi, adesso sono tornati 1 su 7. E che volevo fare almeno 3 partite, ragazzi, 3 partite a video ci sta, però 2 non è che è successo niente di che. La prima era un pochino più lunga, ma la seconda, ragazzi, è durata quanto un biscottino, capito? Quindi almeno 3 partite sus, però, ragazzi miei, mi sa che però c'è playtime. Non ripeto, sto registrando un orario veramente spicy, quindi è difficile che trovo qualcuno, però speravo un'altra partita come quelle di prima, però mannaggia. C'è speranza, però mi dice match starting meno 5, voi non lo potete vedere perché ho la telecamera mia sopra. Al matchmaking, adesso dice meno 8. Cioè, se siamo 6 su 7, dato che già è un evento raro, il gioco dovrebbe partire subito, incredibile. Non farmi aspettare 10 minuti, ragazzi. Oh, siamo a 23 minuti rispetto alla seconda partita, ragazzi. C'ho il cronometro qui davanti. Forse riusciamo a fare una terza partita per questo video pazzesco assurdo. Io farei Playtime Factor, dai. Mi stanno crescendo, ragazzi, i baffi incredibili che mi finiscono in bocca. Quindi devo cominciare a tagliarmi tra un po' i baffetti sus. I baffetti sus. Guarda qua, è pronta Mammy Long Legs a scattare, mamma mia, ragazzi. E già siamo in 4. Dai, è forte, ragazzi. 3 hanno quittato. No, non è vero, 2 hanno quittato. Vabbè, ci sta. Allora, amici. Eccoli laggiù. Iniziamo ad attaccare i nostri compagni incredibili. Oh, un pochetto sto imparando a fare qualche trick con Mammy Long Legs, eh? Dai, mi è piaciuto questo attacco a sorpresa incredibile. No, c'è un tizio con la faccia di Agiwagi. Ma che simpatico. Va. Meno uno. Ma
volevo vedere dove era andato a finire quello per metterlo da un'altra parte. Sì, ecco, l'ho fregato. Due e tre. Questo è sparito. Vai ragazzi, mi piacciono questi che quando li ammazzo spariscono, che ti lasciano questa suspense così, che non sai che devi fare. Allora, andiamo a eliminare questo qua, che è quello più sveglio secondo me. Due. Questo ha fatto lo scattino sus, eh? Non lo farai. E invece l'ho fatto. Preso. No. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Eccolo, eccolo, che arriva. Morto. Dai. Portiamolo da qualche parte di spicy. Ok. Nello specifico, quello che sicuramente mi preoccupa di più, ragazzi, è quello con il costume di Agiwagi, perché sapete che quelli col costume da Agiwagi sono i peggio. L'avevo visto quello col costume da Agiwagi. Uno è morto. È un buon segno. Trovato. Eccolo. L'ho visto. Ecco, quello col costume da Agiwagi. Guarda che trick assurdi qua. Ok, scalette sus. Ah, eccolo. Quanto mi fanno ridere questi col costume da Kiwaki? Sei simpatico, lo sai? Allora, questo sicuramente era il giocatore più fastidioso di tutti. Gli altri due sono laggiù. Se riusciamo a eliminarne uno, siamo in vantaggio. Due. Dai, 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 dai. Ok. Mi rimane solamente uno, ragazzi, eh? Che è quello che ho colpito poco fa. Ragazzi, un pochino Mami Long Legs sta dando il meglio di sé. Per mettere KO questo nemico sus, dobbiamo ricaricare la nostra abilità Spicy, metterci in un punto alto e aspettare, mi sa. Ragazzi, l'avete visto? Gli ho fatto l'acquatone sus. Vieni qui. Ragazzone, avevi una possibilità, ti faccio vedere, guarda. Facciamoglielo capire, ragazzi. Quando tu passi qua, amico, prendi questo, tiri giù questo e io rimango bloccato, amico, e non posso passare, capito? Whee! Quindi, capito, quando passi qua, mi raccomando, la tiri giù e poi incredibile, capito? E poi whee! Fai così, ok, amico? Dai, vai a riposare. Gli abbiamo fatto il tutorial su come si gioca, va bene, troppo forte. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo video incredibile di Project Playtime, pazzesco e assurdo, con il ritorno di Mami Long Legs, best waifu della vita. Prossimo episodio tornerà incredibile Boxy Boo e poi tornerà il nostro amatissimo specialista, ragazzi. E poi tornerà Giwagi, ragazzi. Insomma, il ciclo è sempre questo, ragazzi, perché, ripeto, i personaggi sono questi, lo specialista è questo e le abilità sono queste, però come vedete succedono sempre quelle cose spicy che ci fanno divertire. Tantissimo incredibile! Ragazzi, che cosa con voi? Sono stanchissimo e ci vediamo al prossimo episodio.